Col Palermo un segnale importante nella serata più difficile, la forza di non mollare mai e la capacità di Pillon di rimotivare la squadra. Per l'11 di Roberto Stellone, che ha condotto a lungo il match, una lista di rimpianti lunga un'autostrada. Dopo il vantaggio di Cristiano Del Grosso, i biancazzurri si sono inopinatamente abbassati, i siciliani ne hanno approfittato, hanno ribaltato la situazione e creato occasioni in quantità industriale. I problemi maggiori alle spalle dei centrocampisti, dove i rosonero si infilavano troppo facilmente. Il solito dilemma legato alle distanze tra i reparti, che nel calcio sono fondamentali, soprattutto quando affronti avversari di qualità superiore. Fiorillo protagonista, prodigiosa la parata sul colpo di testa di Moreo, che ha tenuto in vita Brugman e compagni. Altrimenti sarebbe stata durissima, se non impossibile. Nell'intervallo Pillon ha toccato le corde giuste. Di certo è cambiato l'atteggiamento, è venuta fuori la forza del gruppo, trascinato da un sontuoso Memushai. Orgoglio e vis pugnandi, virtù che sembravano smarrite, qualità imprescindibili, la capacità di non mollare mai, quella che per inciso la squadra ha dimostrato soprattutto nei primi 2-3 mesi di campionato. Ed è riemersa nel momento chiave della stagione. Potrebbe essere un segnale, naturalmente da cogliere al volo, per giocarsela con un pizzico di spensieratezza. Ad Ascoli, sentitissima sfida in programma domenica alle 15, arbitro Di Paolo di Avezzano, scontato il 4-3-3. Indisponibili Campagnaro, Bettella, Lex, Canutè. Davanti, assai verosimile l'impiego di Sottil con Mancuso e il rientrante Marras. A centrocampo, Memushai, Bruno e Brugman. Il capitano dovrebbe agire da mezzala. Dal canto suo, la squadra di Vivarini, che ha espugnato Padova nell'ultimo turno 2-1 il verdetto finale, non vince in casa dal 30 dicembre, 3-2 sul Crotone. A disposizione dopo la squalifica l'ex Brosco, Troiano e Ardemagni, out Ngombo e Beretta. In dubbio Laverone e Delia.